Eccoci, goccioline adorate, goccioline adorate. Allora, inizio subito con le novità, perché queste voi volete da me queste. Allora, sarebbero due video, in realtà sarà soltanto uno, perché signore e signori, già dal titolo lo capirete, è successo un disastro, una cosa impensabile, impossibile. Qual è? Basta, non c'è. Ah, no, un attimo, leggiamolo bene. Basta, non ce la faccio più, voglio tornare a casa, punti esclamativi, punti esclamativi, punti esclamativi, una virgola, mettigliela, togli sti punti esclamativi e una virgola. Allora, cominciamo. Lei che non si vede è sotto. Sotto si vede l'alba. L'alba davanti a lei che si distende. Il rumore del mare, la città che si sveglia. Sono le 5 e l'alba. Il mare, ancora una volta. Cioè, ma è il titolo? Vabbè, qui squilli, dai, mentre ondeggi, così come ondeggia sto telefonino, che no, non ha regole. Comunque sì, va da una punta all'altra della spiaggia, tanto che devi inquadrare che quello è. Agognando l'infinito, l'infinito, oh, che poesia, per condividere con voi l'odore di questo mare. Che sembra dipinto. Il mare che sembra dipinto ha un odore. No, comunque che momento poetico. Guardate, mi stavo quasi commuovendo. Stacco dell'inquadratura e c'è lui. E la poesia ora è rappresentata da pizze, salumi, rosticceria, dolci e macchinine peluche. Vabbè, ristacco. Lei è in macchina. Ah, la famosa gita fuori porta, certo, altra poesia che vedremo. No, 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 si sta lamentando del caldo e ci informa che a mezz'ora da Milano rientrano. È stata male, ma troppo caldo. Troppo mare, troppo mare, troppo caldo, troppo mare. E poi, diciamolo, su via. Il mare quest'anno è proprio molto brutto, non come quello degli altri anni, manco come quello dell'inizio del video, aggiungerei io. No, 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 per carità, no, troppe alghe, brutto, brutto, brutto. E il sole poi, il sole, mamma mia, ma specialmente lì a Viserbella, basta, basta, troppo caldo, qualcosa di incredibile. Che ne sapete voi che lavorate con 37-38 gradi senza la presenza magari di un ventilatore? Lei, solo lei sa che quel caldo quest'anno era insopportabile, ma solo per lei, solo per lei. Ah, nuovo stacco, nuovo giorno. Hanno fatto la spesa? Sì, sono arrivati finalmente a Milano. Tre volte può essere, ha detto che l'abbiano fatta tre volte, non ho capito bene, mentirei, perché io non la capisco quando parla, vabbè, qualcosa capisco, quindi allora hanno fatto la spesa anche per la madre, non temete, vi sorbirete il video spesa, quindi ci sarà, ma che c'è? Ah, un po' spellata sul nasino, e vabbè, dai, sarà colpa della crema solare usata in eccesso, no? Ma allora, ci tiene a tranquillizzare tutti, no, non hanno fatto. Più il bagno, ma addirittura 2 giorni prima che venisse data la notizia. Lei se lo sentiva, lei ha queste vibrazioni dentro, se lo sente prima. Quindi non l'hanno fatto e da qui parte il resoconto dei 7 giorni, praticamente della creazione. Il primo giorno il mare era bello, il secondo così così, il terzo così così o bello, che ne so, comunque si arriva al settimo che era una schifezza e da allora non ci sono più andati, va bene. No, 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 è rimasta molto delusa dal mare quest'anno, Non ricordate che continuavano a dirlo? No? E vabbè, sarà stato come con l'hotel a Pescara, magari lei è convinta di avervelo detto, solo ha scordato di dare forma ai pensieri. Mica mente lei, mai, lei e l'Augusto consorte, mai, mai, sono proprio incapaci di falsare la realtà loro, no, no, l'avranno detto, magari siete voi che ve lo siete scordati, ma io sono certa che hanno detto, ma quanto fa schifo sto mare dove siamo venuti in vacanza, no, non avranno mai detto quanto è bella Viserbella, no, no, no,
Allora, e quindi a sto punto ridaglie col mare. Bruttissimo, una schifezza, improponibile. Fategli causa, no? A questo punto pure il mare se lo merita. Che, perché? Perché gode forse dell'immunità il mare? No, causa pure a lui. Poi ripete che hanno anticipato la partenza, che la volta precedente, quando erano in viaggio, noi non l'avevamo capito, non ce l'aveva detto. E ripete ancora una volta che sì, si è sentita male. Troppo sole, l'aveva già detto. Troppo caldo, troppo sole mentre a Milano. Adesso, si sta così bene, è bello ventilato. Praticamente, perché andare in vacanza? Ah, dite che loro erano quelli tutti contenti di essere in vacanza e voi disgraziati che non ve lo potete permettere, che dovevate soltanto guardarli. Ma no, vi state sicuramente sbagliando. Ma la colpa di chi è di tutto questo, eh? Del sole, di Viserbella. Mica di un altro sole a caso, no, no, no. Guardate, sto colore qua, che sarebbe poi la sua meravigliosa abbronzatura, quella di cui continua a vantarsi, è dovuta proprio a quel sole là. E il mare, siccome non era bastato tutte le volte che aveva detto prima, acqua di fogna sembrava. Brutto, brutto, brutto. Gne, gne, gne. Vabbè. Ricordate la recensione, mi raccomando, la recensione sul mare. Però ecco, sì, si sono divertiti. Ecco, ringraziano anche i gestori dell'hotel, ma ci spiega, importante, che loro, i gestori dell'hotel, non c'entrano con il mare. Ma vedete quante cose si imparano? Io avrei detto, cioè, se il mare è sporco, ci sono magari le alghe, oppure è mosso, agitato, la colpa è del gestore. Invece ci spiega che no, il gestore non c'entra niente, anzi, è gentile. E poi appunto queste alghe, il mare che si è ritirato, si è ritirato. E certo, eccola qua, la siccità che ha colpito esclusivamente Viserbella. Se il mare si aggiusta, sì, ci ritorneranno. Se no, no, niente da fare. Secondo me il mare sta piangendo in un modo che qualcuno lo deve andare a consolare. Bocciato, quindi il mare, quante volte ho sentito il mare bocciato, che schifo, non si sa. Comunque andiamo avanti. Ma state sintonizzati perché ci saranno delle grandi novità. Altro sacco, visto che non c'erano bastati, sacchetti della spesa. Sacchetti della spesa. Ma proprio due cosine prese in fretta, le prime necessità, oserei dire. Una sedicina di sacchetti ha contato. Allora ne ha contati 12, però poi ha contato pure quelli che erano dentro. Boh, una sedicina, che bello, che bello, che bello. E niente. Si chiude con la poesia del catino, che serve per, sapete, siccome c'è la siccità, bisogna risparmiare sull'acqua. Prima cosa, accendiamo facciamo tutte le lavatrici possibili, giusto? Allora, se volete, potete godere del video con la spesa, che io, no, ho guardato un pezzo, ho detto, non ce la posso fare. Fatecela voi, se volete, in cui vi faranno vedere tutto quello che hanno comprato, che belle cose. E lui riesce addirittura ad introdurre sua moglie con un incredibile, impossibile, no spoiler. Cioè, è quello il video, che devi spoilerare, che le fa vedere, che vuoi dire, la marca, niente, vabbè, io la solita testata devo dare a sto punto, ma passiamo ai commenti, i commenti. Che vi devo dire, che erano tutti contenti, sì, tutti, ma bravi, bravi, no, hanno notato, a parte dire, ma quante volte avete ripetuto le stesse cose, ma belle le vacanze così, innanzitutto avete notato quanto sono rilassati, e hanno fatto notare che quando ci sono queste inquadrature di loro in macchina, to, to, scordano regolarmente di mettere la cintura. La nonnina che se tiene più dalla gioia adesso che potrà tornare felicemente a rispondere, a bannare chi vuole al solito, risponde a tutti. Ormai sopravvissuta al lungo silenzio, ma strano, per quanto riguarda le cinture, no, non risponde nulla. Può essere che non le abbia viste. Secondo me, proprio quei particolari le sono sfuggiti. Che dite? Allora, è finito il resoconto di sti, quanto so, 10 minuti di video tirato là per riuscire a riempire perché non c'è niente da dire. E io soltanto qualche considerazione faccio. Allora, sono partiti.
sono andati in queste vacanze che dovevano essere meravigliose, noi tutti a rosicare e stiamo ancora rosicando. Invidiosi, siamo invidiosissimi di dove sono andati. Praticamente ogni puntata che hanno fatto da qualche parte hanno litigato, quindi noi invidiosi di aver passato praticamente tutte le ferie a rovinarsele. Non solo, se ne vanno prima e ci tengono a dire che no, praticamente fino ad ora ci hanno presi soltanto per i fondelli quando dicevano: ma che bello il mare qui, ma che bello il mare di Viserbella. Sì, è un po' come la storia della recensione, no? Non ve lo potevano dire, non potevano dire la verità, perché qual è il problema? No, loro praticamente le vacanze mica le fanno per loro, per godere loro di un momento di felicità. No, le fanno per quelli di cui dicono a loro non interessa niente. Chi? Gli haters. Cioè, ma è possibile che esistano due persone, tra l'altro sostenute anche da familiari che dovrebbero volere bene loro, che non dicano loro, oppure pensino loro stessi: mazza, stiamo andando in vacanza, finalmente ci possiamo rilassare, ma stacchiamo con tutto e freghiamoci. No, tu stai in un mare che a quanto pare fa pure schifo e ci devi stare e dire che è bello. Perché? Perché devi fare, secondo te, invidia a tutti gli altri. E poi veramente volete che le persone non dicano nulla? Non vi facciano notare quanto siete, uno, falsi, bugiardi, due, l'esagerazione che mettete è come si noti ogni volta che di felicità non c'era, ma manco la traccia. Si vede che non siete felici. Ora io non voglio, ovviamente, lo sapete, a me non piace affondare la lama. Tu uccidi un uomo morto, sì. Però perché non la smettete con queste storie? Guardate, se aveste detto dall'inizio: oh, che peccato, noi che piaceva così tanto Viserbella, peccato vederla così, con il mare inquinato, con anche questo batterio che c'era. Io penso che nessuno vi avrebbe detto niente, anzi avrebbero solidarizzato con voi. La cosa che provi è empatia, ma se tu stai lì a dire gne, perché senza lo gne non si fa niente. Noi sì che ci stiamo divertendo, alla faccia vostra, quello t'arriva con il completo da angelo. L'altra si è comprato il salvagente meo per fare che si è capito, a sto punto, visto che faceva schifo quell'acqua del mare. Ma capite che poi alla fine, quando volete dimostrare di essere felici, di esservene ritornati al caldo di Milano, perché sì, è vero che adesso è rinfrescato un po' il tempo, c'è la pioggia, però poi sarete di nuovo gli stessi, chiusi in casa, che si lamenteranno che c'è caldo e il ventilatore, che sarà sempre preso da lei, mentre voi vi dovrete accontentare, marito e suocera, dell'altro ventilatore, mentre lì almeno avevate la possibilità di stare con il grande ospite di queste vacanze, il protagonista, il condizionatore. Ma non vi stava bene manco quello. Capite che il problema non è mai degli altri, o almeno in parte sì, ci sono delle persone che magari ci tengono a farvi notare tutte le stupidaggini che dite. E però perché voi continuate a cercarvele a sto punto, dicendo esattamente il contrario? Come aprire un video con: oh, che poesia, che bellezza, la città che si apre al mondo, oh, la città che si ridesta, e poi te ne vai dalla città che è praticamente l'ottava nona meraviglia del mondo, te ne vai. E che vi devo dire, sono andati via 2 giorni prima. Io spero che almeno quello che hanno risparmiato con questi 2 giorni andandosene prima, spero serva comunque a loro per farsi una gitarella tranquilla, che se la godano, per una volta che se la godano. Ma io so già che tutto questo non servirà a niente, che hanno lasciato i commenti liberi per dare la possibilità di fare un'altra
ancora, 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 live, guassa. E come non ripensare a lui che guardava quei risciò e gridava, viva i risciò! Niente, a me sta cosa, st'immagine resterà per tutta la vita, impressa, viva i risciò. Lui che guardava i giochi per i bambini, il dondolo, e si vedeva che avrebbe tanto avuto voglia di poterci andare, mamma mi ci porti? No, però se fai il bravo ti comprerò i gelatini, e il gelatino bisogna dirlo, gliel'ha comprato. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, e questa sera non riesco ad esserci, chiedo scusa già da adesso. Che vi devo dire? Sono finite le vacanze, però non disperate. Hanno detto di stare sempre sintonizzati perché ci saranno delle novità. Se sono come quelle che abbiamo visto finora, per favore tenetevele per voi. Comunque dobbiamo ringraziarli perché quanto abbiamo riso quest'estate, io poche volte, veramente ho avuto dei momenti in cui lacrimavo, e di questo devo ringraziare in realtà soltanto voi, perché siete meravigliose goccioline, io vi adoro goccioline mie, e mi mancherete oggi, ma ci ritroveremo domani. E vi chiedo un favore, potreste pensare a qualche giochino che facciamo assieme, se vi va di continuare con quello, sapete, la parola da trovare tutti assieme con gli indizi che vi davo, oppure, a parte Masterchef da aggiustare, vediamo noi come fare, pensare anche a giochi di parole o qualcosa del genere, tipo io penso ad un personaggio, voi divisi in squadra dovreste indovinare chi è con un massimo di 5 domande per squadra, e vi dividete, qualcuno sta con Giugiu, qualcun altro sta con, non lo so, Patti è in vacanza, madonna, Patti restaci in vacanza, almeno tu resta in vacanza, con qualche altra delle nostre adorabili, può essere Scilla magari, può essere Lilith, vedete un po', vi piace questa idea? Fatemelo sapere e datemi altre idee in proposito, quelle che volete voi, oppure parliamo di quello che volete voi, perché io mi sono stancata pure di parlare di questi, anche perché poi mi viene da ridere, non è giusto, non è giusto, son che son cattiva. Baci, 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 bam!